Eccoci consigliere, buonasera. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Grazie per l'invito. Ma grazie a lei di aver voluto partecipare a questo spazio, diciamo, di intervista smart, così come lo definiamo noi, in attesa che si ritorni a portare avanti questo mestiere dal vivo. Cerchiamo comunque di essere vicini al nostro pubblico in qualsiasi modo. Ecco, ci fa piacere farlo con lei questo pomeriggio. Io con lei innanzitutto volevo iniziare commentando quelli che sono stati ieri sera gli ultimi dati, sia a livello regionale ma anche a livello nazionale, con una lieve diminuzione, seppur lieve, sottolineiamolo, in rosso, diminuzione dei contagi appunto sia a livello regionale che a livello nazionale. Ecco, sembra una lieve diminuzione, vero, però ecco, siamo comunque cauti. La sentivamo anche ieri sera in diretta su Facebook, ecco, l'ottimismo si va bene, però con cautela. Sì, bisogna essere molto prudenti, intanto perché dovremo vedere i dati che usciranno tra un'ora, due ore, i dati regionali e quelli nazionali. E poi anche perché, anche se c'è stata un po' di rallentamento degli ultimi due giorni del contagio, i dati che vengono rilevati con l'effettuazione dei campioni, sia a livello regionale che in Italia, pur tuttavia si tratta sempre di... Siamo ancora in una fase dove il contagio sta crescendo. Forse negli ultimi due giorni, diciamo, è un po' rallentato, ma questo ovviamente è un dato che non ci deve far stare tranquilli. Tutto dobbiamo capire cosa succede nei prossimi giorni. Bisogna che dalla crescita si passi a una riduzione, perché per ora, seppur con ritmi un po' meno sostenuti, siamo in una fase ancora di crescita. Poi ci sono ancora mille incognite che abbiamo purtroppo davanti a noi, perché questo è un virus nuovo, anche gli esperti non hanno più chiara quella che sarà la dinamica, per cui si tratta di comprendere, diciamo, anche quelle che saranno le evoluzioni delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Comunque l'impegno di questi giorni deve essere fare, cioè, il massimo per contenere l'epidemia, per rallentare almeno il contagio e per consentire in questo modo, da una parte, di organizzare il servizio sanitario per rispondere a coloro che hanno bisogno di cura, dall'altro ovviamente agli scienziati e il loro lavoro per capire se si possono migliorare le cure con medicinali, gli studi sui vaccini, insomma, e così via, e poi vedere se si riesce a circoscrivere il contagio nelle prossime settimane, a ridurlo o addirittura ad eliminarlo, anche se su questo ovviamente dobbiamo stare molto cauti, perché ovviamente le evidenze scientifiche ancora non sono tali da dare certezze su questa materia. Ecco, a un livello regionale si è espresso ieri sera il presidente Rossi annunciando appunto la nomina di questi tre coordinatori per le terapie intensive, più tamponi, screening sui sanitari. Insomma, l'ottica ci pare di capire quella di garantire ancora una maggiore sicurezza, approntare quella che è appunto il sistema sanitario a livello regionale, in attesa evidentemente anche di sì, di un calo, ma comunque essendo pronti a qualsiasi eventualità. È un po' questa la strategia, ecco, a livello regionale. Sì, esatto. Il primo punto è quello di aumentare il numero dei tamponi e poi partire con lo schema. Ieri il presidente Rossi ha dato, diciamo, chiesto alle aziende sanitarie un lavoro più intenso sui tamponi, anche perché la regione si è dotata di un maggior numero di laboratori. Giorni sono 9 ad oggi, erano 3 qualche settimana fa, oggi sono 9 laboratori che possono fare le analisi dei campioni. Questo consente di incrementare il numero dei campioni. L'obiettivo è passare dai 13.000 che erano i tamponi fatti a ieri a un numero di tamponi di 40.000 nei prossimi giorni. Quindi serve, la prima cosa, una forte accelerazione del numero dei tamponi. Anche le aziende sanitarie si stanno organizzando, anche l'azienda sud-est, il nostro territorio, il lavoro per modalità anche nuove per fare più tamponi, insomma, ai cittadini, e così poter individuare eventuali casi positivi, metterli in isolamento e spezzare la catena del contagio. L'altro fronte sono le terapie intensive, perché da una parte bisogna cercare di prevenire, ma siccome purtroppo abbiamo un contagio in corso, dobbiamo mettere in conto che una parte delle persone contagiate ha bisogno di ospedalizzazione e in alcuni casi purtroppo anche della terapia intensiva. La terapia intensiva
è un'azione, diciamo, fondamentale per provare i domani. In questo momento la regione ha una dotazione importante, ancora non saturata, la dotazione della regione toscana di terapie intensive, però noi vogliamo attrezzarci anche a scenari peggiori per non farci cogliere impreparati, e sono in allestimento circa 280 nuove sale di terapia intensiva che, qualora il virus crescesse e ci fosse bisogno di ulteriori postazioni di questo tipo di ospedalizzazione, la regione in qualche modo non si farà trovare impreparata. Servono le forniture nazionali, ventilatori e monitor. Qualcosa sta arrivando in questi giorni e quindi si sta procedendo con 20 milioni di investimento della regione ad allestire queste terapie intensive aggiuntive rispetto alla dotazione attuale. Ecco, questo per quanto concerne tutto ciò che riguarda appunto il contenimento, il contrasto a quella che è appunto l'azione del coronavirus. Ora però altro capitolo importante sarà quello, ovviamente trascorsa, passata l'emergenza sanitaria, appunto sarà quello della ripresa, la ripresa economica, il ritorno alle attività progressivamente, in maniera normale. Ecco, io vorrei fare riferimento a questo punto a un comunicato che è arrivato ieri proprio da alcuni sindaci della provincia di Siena, in cui appunto si diceva occorre si sostegna i bilanci proprio per non far saltare i servizi essenziali. Ci è arrivato ieri, ecco, quindi da questo punto di vista, ecco, la situazione è di grande emergenza, ci sarà poi bisogno di ricostruire una volta finita l'emergenza. Sì, esatto, tornando un passo indietro, oltre ai tamponi poi c'è lo screening che la macchina organizzativa è in corso per far partire 25.000 test sul personale sanitario, poi questo crescerà quando arriverà la fornitura di 500.000 test fatta appunto da un'azienda che ha sede nella provincia di Siena. Sulla questione economica, è ovvio che è un tema da non sottovalutare, perché prima di tutto c'è la difesa della salute. E tutti noi dobbiamo essere consapevoli che l'economia non ripartirà fino a che non si esce dall'emergenza sanitaria. Pensiamo a no? Finché ci sarà il contagio in giro, la gente starà a casa e il turismo non ripartirà. Noi dobbiamo attrezzare, primo, per fronteggiare le emergenze, quelle che sono le conseguenze immediate. E credo che il lavoro fatto dal governo rappresenti un primo passo che va nella giusta. Ad esempio, il tema dell'estensione degli ammortizzatori sociali a tutti i tipi di imprese, comprese le imprese piccolissime, hanno dipendenti in tutti i settori, compreso quelli che non avevano gli ammortizzatori sociali, l'agricoltura, il turismo e così via. È una prima risposta. La volontà è che non ci sia nessun licenziamento in queste settimane e che venga garantito un minimo reddito a tutti. Poi c'è la copertura sugli autonomi, qui qualcosa va rivisto e va esteso, insomma, ma c'è un lavoro in corso in fase di conversione del decreto per migliorarlo il decreto. Siamo impegnati come Regione Toscana a dare dei suggerimenti al governo per migliorare questa norma. Poi c'è il tema della liquidità, perché anche qui sono stati messi in campo una serie di strumenti che bisogna probabilmente rafforzare ulteriormente, anche a seguito della stretta ultima sul sistema economico, per evitare che ci siano crisi di liquidità nelle imprese. Poi c'è il terzo capitolo, è quello appunto degli enti locali, perché molti comuni hanno, o tutti i comuni, poi ce ne sono alcuni in misura anche più forte, quelli turistici, ad esempio una realtà come San Gimignano, ma tutti i comuni hanno un calo delle entrate, hanno da una parte spese legate all'emergenza e un calo delle entrate, e quindi rischiano nel giro di 2, 3, 4, 5 mesi di andare in difficoltà e di non poter garantire più servizi. E quindi nel paniere nazionale delle misure che dovranno essere messe in campo, quello di cui stiamo discutendo oggi è un primo decreto che sarà convertito nei prossimi giorni, ma già si sta ragionando di un nuovo decreto ad aprile, anche la finanza delle amministrazioni comunali dovrà essere messa sotto tutela affinché i comuni possano continuare a garantire servizi essenziali. Ecco, proprio su questo tema, cioè quello dell'economia e dell'emergenza, è arrivato un intervento del Presidente Rossi poco fa, in cui appunto il Presidente torna sull'esigenza della sicurezza del lavoro, appunto più risorse per la cassa integrazione. Sono tematiche, ecco, che nonostante l'emergenza in corso stanno tornando quotidianamente a far capolino su quella che è l'attualità della crisi. Ecco. Adesso io, consigliere, le chiedo un'altra cosa. È importante ribadire il fatto che di restare a casa, ecco. Le chiedo di rivolgere un appello a tutti i cittadini, in particolare a quelli della provincia di Siena, quelli della Valdezza, ma di tutta la Toscana in generale, direi. Ma io credo che qui c'è, ognuno deve fare il suo dovere. Prima di tutto lo devono fare le istituzioni, perché le istituzioni devono fare tutto ciò che è possibile in termini di
massimizzazione dei tamponi, gli screening, le terapie intensive, gli alberghi sanitari, le assunzioni di nuovo personale sanitario, le misure per fronteggiare l'emergenza economica. Qui servirà un grande rapporto con l'Europa, perché noi, se non c'è una politica europea comune, rischiamo di non farcela superare questa crisi così drammatica. Quindi da una parte c'è il dovere delle istituzioni, dall'altra ci sono i doveri dei cittadini. Perché non c'è dubbio che questa epidemia si rallenta e si ridimensiona se si riducono al minimo i contatti tra le persone. È brutto dirlo, ma è così. Bisogna stare attenti ad ogni tipo di contatto, anche quelli che ci possono sembrare naturali, mantenere le distanze, le norme igieniche, e poi restare a casa, e quando si farlo, diciamo, anche qui rispettando le regole. Lo faccio in tutti i miei interventi in questi giorni, siccome tutti noi abbiamo necessità di andare a fare la casa, perché di questo non possiamo fare a meno, no. Però mi raccomando, organizziamoci per farla non più di una volta a settimana, per uscire il meno possibile, per fare il meno possibile i supermercati, che sono un luogo dove si attenzano le persone. Dobbiamo farlo per ridurre il numero dei contagi, lo dobbiamo fare per noi stessi, e lo dobbiamo fare anche per quelle lavoratrici e quei lavoratori che devono stare lì a garantire un'attività essenziale per tutti. Quindi, ecco, questi secondo me sono gli elementi che su cui dobbiamo riflettere, su cui dobbiamo prestare tantissima attenzione, rispettando in maniera rigorosa le regole. Esattamente, questo è fondamentale anche per quanto riguarda noi, che siamo qui a raccontare questa crisi pur da casa, pur a distanza, pur in smart working. È necessario ribadire tutti i giorni quanto la nostra parte in questo momento è appunto isolarci, è brutto da dire, però questo momento dobbiamo fare. Proprio in questa ottica, io tutte le volte che incontro qualcuno e trascorro un po' di tempo con i nostri ospiti, faccio sempre l'augurio di potersi ritrovare il più presto possibile dal vivo per fare queste interviste. Sì, che sono belline su Instagram in diretta, però ecco, sicuramente sono meglio quando ci si vede dal vivo, perché i contatti sociali sono qualcosa che non si può sostituire. Però voi fate un lavoro prezioso, perché quantomeno in questa fase in cui tutti siamo costretti a stare in una stanza chiusa senza contatti umani, c'è una possibilità, almeno attraverso la rete, anche usando le nuove tecnologie, e lo dice uno che a volte è un po' restio, diciamo, a usare nuove tecnologie, preferisce il rapporto diretto con la gente, però voi state facendo un lavoro prezioso per tenere informati e anche per mantenere vive un po' di relazioni sociali. E con questo augurio io voglio ringraziare di nuovo Simone Bezzini, consigliere regionale della Regione Toscana, per essere stato qui con noi, per aver condiviso questo spazio. Comunque speriamo, ecco, di aver dato la possibilità appunto di essere più vicini sia a noi, e diamo informazioni sia alle istituzioni in questo caso, che comunque è sempre bello sentirsene vicine, questo è sicuramente fondamentale. Io ringrazio tutti, ringrazio appunto Simone Bezzini, spero di poterlo rivedere presto anche per altri aggiornamenti, per condividere questo spazio insieme. Niente, lo ringrazio, grazie mille consigliere. Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata. Arrivederci, grazie.